Buongiorno cari amici, ben ritrovati con Campania Live, il nostro appuntamento quotidiano in diretta ogni mattina sul canale 16. Anche oggi una puntata ricca di contributi, ospiti studio, collegamenti, spazio all'informazione. Partiamo subito dai collegamenti con l'informazione. Andiamo ad Avellino, chiedo tra la regia mi comunica che a breve andremo ad Avellino dal nostro Giovan Battista Lanzilli. Io vi comunico che intanto oggi torna come ogni mercoledì anche il nostro appuntamento dedicato alla cucina con lo chef Rocco Festa, ma intanto mi collego al sito 8pagine.it. In apertura troviamo la cronaca: incidente con lo scooter, si schianta contro due auto parcheggiate, muore 15enne. Il giovane di Casoria è morto sul colpo. Salerno, attualità, sfregiato dai vandali il murales dedicato a Siani, imbrattata l'opera nel parcheggio del centro sociale. L'articolo a firma di Giovan Battista Lanzilli, vandali scatenati dove nelle ultime ore anche uno dei simboli dell'illegalità è finito nel mirino di imbrattatori senza scrupoli, sfregiato con una serie di scritte il murales dedicato a Giancarlo Siani. E mi comunicano dalla regia che siamo pronti per collegarci a Salerno dal nostro Filippo Notari. Buongiorno. Buongiorno Imma, buongiorno ai telespettatori di Campania Live. Da Salerno c'è tanta cronaca sicuramente in primo piano, però Salerno nelle scorse ore è stata soprattutto meta di numerosi esponenti politici, tra cui anche esponenti politici di governo, in particolare tappa nel Salernitano per il ministro dell'Agricoltura Lollobrigida, che ha incontrato sì esponenti di partito ma anche gli agricoltori della provincia di Salerno nelle sue tappe a Battipaglia, Sarno e a Baronissi. C'è stato l'impegno da parte del governo nella valorizzazione dell'agricoltura, nella difesa soprattutto dei prodotti, delle eccellenze del nostro territorio. Si è parlato anche del recente blitz effettuato da Coldiretti al porto di Salerno proprio a salvaguardia delle eccellenze italiane. Ricorderete, c'era stato un gruppo di attivisti che aveva fermato un carico proveniente dalla Cina per pomodoro concentrato. Quindi ci sono stati tanti temi, ma soprattutto l'impegno, anche e soprattutto in vista delle prossime elezioni europee, affinché ci sia una politica che guardi ai nostri territori, guardi alla tutela del Made in Italy e guardi soprattutto alla valorizzazione di quelle che sono le eccellenze agricole in un periodo in cui gli agricoltori sono un po' sulla bocca di tutti. Grazie, grazie al nostro Filippo Notari. Con te voglio ricordare che si tratta ovviamente di anticipazioni, ulteriori aggiornamenti nel TG delle ore 14. Grazie a voi, buon proseguimento. Grazie, grazie Filippo Notari. Vi leggo l'apertura dal sito di Repubblica: si parla di dispersione scolastica a Pozzuoli, denunciati 106 genitori, 68 minorenni assenti. Europee, le indicazioni in vista dell'appuntamento con il voto, come recuperare la tessera elettorale a Napoli. Mi comunicano però che siamo pronti per collegarci ad Avellino dal nostro Giovan Battista Lanzilli. Eccoci qui, ma buongiorno, buongiorno a te, telespettatori di Campania Live. Ovviamente, insomma, oggi tanto spazio per quanto riguarda Avellino, sempre alle amministrative. Mancano ormai pochi giorni all'appuntamento elettorale, 7 gli aspiranti sindaci. Ieri è stato il giorno della visita del esponente PD Boccia a sostegno di Gengaro, con tanti big del partito, tra cui anche Piero De Luca, in un evento, insomma, in uno dei tanti eventi che stanno contraddistinguendo questi ultimi giorni di campagna elettorale verso il rush finale per le amministrative, che ovviamente seguiremo. Ma ieri è stata la giornata in Irpinia importante, anche perché il governatore De Luca ha fatto tappa nella Valle Ufita, prima ad Ariano, dove è inaugurato il nuovo reparto di radiologia dell'ospedale Frangipane. Insomma, ha criticato il provvedimento del governo sul taglio delle liste d'attesa,
e ha detto sostanzialmente De Luca si tratta di una delle balle elettorali in vista proprio del voto. De Luca ha anche incontrato gli operai dell'ex Irisbus, protagonisti di un aspro braccio di ferro che va avanti ormai da anni, insomma, per tutelare il proprio posto di lavoro. Infine, Imma, un flash su quella che è la vertenza ASIDEP, in particolare con i lavoratori del comparto depurazione dell'ASI, che insomma ieri hanno incontrato il prefetto. È in atto un'opera di mediazione proprio con il rappresentante del governo, si prova a trovare una soluzione, i lavoratori chiedono il commissariamento, il prefetto insomma prova a trovare una soluzione che potrebbe passare anche dal pagamento di una delle mensilità arretrate agli operai, insomma ai lavoratori che temono soprattutto per il proprio futuro. Questi gli aggiornamenti importanti, poi come hai ricordato giustamente tu, insomma tutti gli approfondimenti nel corso del TG delle ore 14 di 8 Channel. A te, Imma. Grazie, grazie Giovan Battista Lanzilli. Io proprio dal sito 8pagine.it vi mostravo il video pubblicato sul sito dell'incontro tra il presidente della giunta regionale Vincenzo De Luca e gli operai. Si parla dell'industria italiana autobus, le parole del governatore: combatteremo insieme, sono fiducioso. Confronto importante ad Ariano con operai e sindacati. Andiamo anche a Benevento, restiamo sempre sul sito 8pagine.it, dove in apertura troviamo la cronaca: assaltano un bar, picconano porta d'ingresso e rubano sigarette, gratta e vinci a Benevento, colpo nella notte in via Nenni in un'area di servizio. Ma per tutti gli aggiornamenti di Benevento, cronaca e per la cronaca e non solo, mi comunicano che abbiamo in collegamento il nostro Alessandro Fallarino. Alessandro, buongiorno. Sì, buongiorno Imma, buongiorno a te e ai nostri telespettatori. Hai letto dal sito in apertura la notizia di cronaca. Ebbene sì, c'è stato un altro colpo all'interno di un'attività commerciale, questa volta però si pensa ad agire possa essere stata una delle solite bande che mettono a segno in tutta la provincia dei colpi del genere, o meglio ai danni di rivendite di tabacchi e bar. Nel mirino ovviamente le cose che qui più facilmente dopo si possono rivendere sul mercato nero, ovvero le sigarette e i gratta e vinci. Ci sono stati danni all'interno di questo bar, c'è in apertura anche la prima foto, dopo ne seguiranno delle altre, la prima foto di questa incursione. Ebbene, sul posto c'è ovviamente le forze dell'ordine che hanno avviato le indagini, peraltro che saranno sicuramente supportate da eventuali immagini degli impianti di videosorveglianza, sia pubblici che privati in quella zona. Poi invece oggi a Benevento è la giornata del Career Day. Career Day, le aziende incontrano gli studenti, un'iniziativa organizzata dall'Istituto Industriale Lucarelli di Benevento, di Viale San Lorenzo. Si tratta della scuola che è proprio accanto alla Basilica della Madonna delle Grazie, in collaborazione con Confindustria e una serie di aziende. Praticamente gli studenti avranno modo di incontrare, dialogare con le aziende che potrebbero rappresentare anche uno sbocco futuro lavorativo per loro al termine del percorso di studi. Sarà presente anche il presidente di Confindustria, Oreste Vigorito, lì della scuola, e si farà proprio il punto di questa serie di incontri che si sono tenuti proprio durante tutto l'anno scolastico. Imma, da Benevento è tutto, se non ci sono domande io ti restituisco la linea. Sì, Alessandro, visto che abbiamo seguito nel corso anche di questo anno i vari incontri, soprattutto le iniziative promosse anche dagli industriali a Benevento per fare in modo che il mondo della formazione e il mondo del lavoro potessero incontrarsi, dialogare e confrontarsi, possiamo dire che oggi si tratta in qualche modo dell'evento conclusivo almeno per questo anno scolastico, o già sono stati annunciati nuovi incontri? No, per questo anno scolastico è l'ultimo, diciamo, è l'ultimo incontro nell'ambito delle iniziative Career Day, un'iniziativa che sicuramente ripartirà con le nuove classi il prossimo anno. Quindi maggiormente impegnati saranno gli studenti che dovranno a breve affrontare l'esame di maturità per poi
per poi essere inseriti nel mondo del lavoro. E chissà se proprio oggi tra le due parti, studenti e mondo del lavoro, quindi le imprese, il tessuto economico del territorio, possano nascere delle iniziative ulteriori proprio per l'inserimento nelle aziende sannite, ma non solo, di questi ragazzi. E allora siamo assolutamente curiosi. Intanto, prima di salutarti, leggo dal sito ottopagine.it una notizia che riguarda la municipale di Benevento. Gli agenti salvano un cucciolo di volpe. Il piccolo animale è stato affidato alle cure dei veterinari dell'ASL. Sì, infatti. C'era questo cucciolo di volpe proprio lungo una strada, peraltro molto trafficata ed anche buia, quindi sicuramente se non fossero intervenuti gli agenti, questo cucciolo poteva essere quasi sicuramente investito da un'auto, invece lo hanno salvato, per fortuna, e affidato alle cure dei veterinari dell'ASL. Tornando al Carer Day, ma avevo dimenticato ovviamente di dire che tutti gli approfondimenti seguirà l'iniziativa il collega Cristiano Vella, e quindi nel TG delle 14 ci saranno tutti gli approfondimenti. Assolutamente, grazie Alessandro Fallarino. Grazie Alessandro, ed ora parola all'esperto. Ecco, noi in collegamento Gianni Lepre, noto economista, volto noto di Campania Live, e l'avvocato Alessandra Salvi. Buongiorno e bentrovati. Salve a tutti, grazie per l'invito. Buongiorno. Avvocato, parliamo di diritto di famiglia, partiamo subito da quali sono le novità in materia di procedimenti riguardanti il diritto di famiglia con la riforma Cartabia. Allora, buongiorno a tutte le persone che sono in ascolto. L'argomento, diciamo, può essere interessante perché tocca direttamente gli interessi delle famiglie napoletane e non solo. La riforma Cartabia, entrata in vigore, è stata attuata col decreto legislativo 150 del 2022 e ha inteso appunto disciplinare i rapporti, i casi, diciamo, che riguardano le famiglie che hanno intenzione di affrontare una separazione o un divorzio. Le novità più importanti riguardano, diciamo, attraverso il raggiungimento dell'obiettivo della riforma, cioè quella di velocizzare i procedimenti relativi alla separazione e divorzi, riguardano soprattutto l'istituzione di un tribunale unico, bypassando la differenza, diciamo, la distinzione che c'è oggi tra il tribunale dei minori e il tribunale ordinario, che si occupano appunto di queste delle persone, della famiglia e dei minori. Un'ulteriore novità è stata appunto prevista relativa, diciamo, all'introduzione di un giudizio di separazione e di divorzio con un unico rito, cioè è stato previsto appunto sulla scorta di quello che è il rito del lavoro, quindi un rito più veloce, è stato prevista appunto la possibilità di introdurre con un solo atto sia la separazione che il divorzio, il che dovrebbe velocizzare i tempi per ottenere delle pronunce giudiziali, anche se ci sono comunque delle riserve, poiché per l'operatore del diritto ovviamente deve necessariamente far fronte alla predisposizione di una serie di atti già dall'introduzione del rito, perché ci sono delle vere e proprie preclusioni che però non operano quando la materia ha ad oggetto esclusivamente l'interesse del minore. I minori infatti sono posti al centro di questa riforma, con il potenziamento addirittura dei poteri d'ufficio del magistrato quando sorgono problemi relativi all'affidamento, al mancato rispetto del piano genitoriale, che anche questa è una novità introdotta dalla riforma. Importante per, diciamo, corredare l'atto anche l'ausilio del professionista, quindi del commercialista, che deve supportare l'avvocato nella predisposizione degli atti. È necessario introdurre l'atto con le dichiarazioni dei redditi, con i diritti, diciamo, documenti attestanti la proprietà di diritti reali, partecipazioni societarie, e quindi tutto quello che necessariamente serve deve essere sostanzialmente procurato anche da il commercialista.
Molte volte le persone, diciamo, tendono, visto che la separazione comunque comporta un aggravio di spese per le parti, tendono a mascherare la situazione economica reddituale reale, e questo perché ovviamente diciamo, il marito piuttosto che la moglie possono subire un pregiudizio dalla disgregazione della famiglia. La realtà è che la riforma Cartabia ha seguito un po' la fluidità, diciamo, dei rapporti, ha registrato quello che la società civile, diciamo, ha messo in atto, cioè una vera e propria crisi della famiglia, e la facilità, diciamo, con cui la famiglia veniva disgregata è stata trasportata all'interno della legge cercando di facilitare quindi la separazione oppure il divorzio. Ovviamente anche qui, siccome il legislatore non è perfetto, ne possono derivare delle contraddizioni. Ci sono state le prime pronunce del Tribunale di Milano e del Tribunale di Firenze, che si sono, diciamo, pronunciate in maniera diametralmente opposta. Ovvero, mentre il Tribunale di Milano ha previsto, diciamo, come possibile introdurre in un solo atto la separazione, quindi successivamente, decorso il termine di 6 mesi, rimettere la causa sul loro al giudice, quindi ha previsto la possibilità che questi si pronunciasse anche sul divorzio, il Tribunale di Firenze invece ha diametralmente pronunciato in maniera diametralmente opposta, cioè ha previsto, diciamo, si è pronunciato sull'omologa della separazione e ha invece rimesso le parti dinanzi a un nuovo giudice con onere delle parti di introdurre un nuovo giudizio per ottenere il divorzio. La riforma ha attuato un'ulteriore novità. Innanzitutto, una nuova introduzione è quella della competenza. La competenza prima era attualmente del tribunale dove risiede abitualmente il minore, se la controversia ha oggetto interessi dei minori. Invece, se riguarda soltanto i rapporti tra le parti, la competenza è del tribunale dove abitualmente risiede il convenuto e in maniera residuale l'attore. Il giudice, non so se vuole intervenire il dottore. Sì, volevo chiedere, ovviamente, avvocato, noi cerchiamo di dare degli input come sempre, poi va analizzato come sicuramente sarà d'accordo, va analizzato ogni singolo caso. Una domanda però per il professore Gianni Lepre sulle famiglie, visto che parliamo di famiglie, volevo chiedere dal punto di vista economico come sono appunto messe le famiglie oggi? Beh, cominciamo col dire che sulle separazioni probabilmente, anzi certamente, ci sono dei dati inconfutabili in questo senso. Sulle separazioni sta incidendo anche molto la crisi economica. Noi ricordiamo che per effetto dell'inflazione le famiglie hanno subito danni per oltre 3.500 euro all'anno. È ovvio che quando le cose dal punto di vista economico non vanno bene, le famiglie, tra i coniugi ci sono ovviamente delle divergenze, dei modi di vedere diversi, di accuse reciproche su quello che è il mantenimento dal punto di vista economico delle famiglie. Noi l'abbiamo detto, il danno è di oltre 3.500 euro all'anno. Per fortuna adesso l'inflazione sta rientrando in termini accettabili, probabilmente a fine anno arriveremo ad un'inflazione dell'1,5% complessivo. Rammentiamo che nel 2022 si è superato addirittura il 10%, tra le altre cose quello che è rincarato di più durante il periodo inflazionistico sono stati proprio i beni di prima necessità, e quindi hanno inciso maggiormente sulle problematiche familiari. Quindi, guardandolo sull'aspetto delle separazioni, questo ha inciso molto negativamente. Naturalmente ci deve essere il modo per far sì che le famiglie
superino le problematiche dal punto di vista economico. Noi lo stiamo dicendo spesso, ci sono le retribuzioni che sono ferme ormai da oltre 10 anni, quindi bisogna rivedere un po' i contratti di lavoro per mettere mano e consentire ai lavoratori di ottenere una retribuzione più adeguata, che almeno adeguata all'inflazione che nel frattempo c'è stata. Noi ricordiamo che 20 anni fa c'era in atto la cosiddetta scala mobile, cioè man mano che l'inflazione aumentava venivano aumentate anche le retribuzioni. Nell'ultimo decennio anche più questo non è successo. Bisogna, l'ho detto, mettere mano ai contratti di lavoro, anche se poi da questo punto di vista l'idea personale è quello che comunque la crisi economica è per tutti, quindi anche per l'impresa, per cui diciamo l'aumento delle retribuzioni non deve, come dire, andare ad incidere sull'impresa ma sullo Stato. Quindi qualche difficoltà con il collegamento, ovviamente è chiaro il pensiero del presidente Gianni Lepre per intervenire sulle famiglie anche dal punto di vista economico per sostenere le coppie che anche a causa della crisi economica possono trovarsi in difficoltà. Abbiamo parlato prima però di quelle che sono le novità nei procedimenti riguardanti il diritto di famiglia introdotti con la riforma Cartabia. Con noi ricordiamo l'avvocato Alessandra Salvi, al quale, come abbiamo visto prima dalla grafica, chiederemo a breve, non appena sarà possibile, ripristinare il collegamento, anche cos'è il piano genitoriale o chi è il curatore speciale, una serie di informazioni come sempre, come abitudine nel corso di questa rubrica, che speriamo possano in qualche modo chiarire eventuali dubbi, con un'attenzione alle famiglie, con un'attenzione ovviamente come abitudine con l'economista Gianni Lepre a quella che è la condizione anche dal punto di vista economico, strettamente economico delle famiglie, le difficoltà che si stanno affrontando, ma anche le prospettive per i prossimi mesi. Io chiedo alla regia. Perfetto, mi comunicano che stiamo ripristinando il collegamento e tra pochissimo dovremo avere nuovamente con noi in collegamento da Napoli Gianni Lepre con l'avvocato Alessandra Salvi. Ancora attenzione al diritto di famiglia, ma io nel frattempo vi anticipo che proseguiremo con il nostro spazio, come detto, dedicato alla cucina. Il nostro studio è già pronto e poi ancora spazio alle nostre rubriche e poi all'anteprima dedicata a Prenditi cura di me, il format di 8 channel, il reality dedicato al benessere psicofisico. Tutto questo nel corso di questa puntata che ha preso il via ovviamente con la nostra rubrica dedicata all'esperto. Io effettivamente ho bisogno di una comunicazione dalla regia per sapere se è possibile ripristinare il collegamento. E allora, pubblicità, ci vediamo tra poco. Eccoci tornati in diretta con Campania Live, ringraziamo ancora l'avvocato Alessandra Salvi e Gianni Lepre, noto economista, per essere stati con noi. Avremo modo sicuramente di affrontare ancora i temi di cui abbiamo parlato prima, partendo appunto da quelle che sono le novità dal punto di vista normativo introdotte per quanto riguarda il diritto alla famiglia, diritto di famiglia, ma anche dal punto di vista economico per la situazione affrontata dalle famiglie oggi. Ma ora cambiamo completamente argomento, come ampiamente anticipato, spazio alla cucina con il presidente dell'Associazione Cuochi di Benevento, Rocco Fessa, che è già con noi. Presidente, buongiorno e ben trovato. Oggi prepareremo una ricetta con tutti i prodotti del Sannio, ovviamente andiamo a valorizzare il prodotto del Sannio e tutti i suoi scarti. Cosa utilizziamo? Allora, utilizziamo del filetto di maialino rosa del Sannio, utilizziamo un peperone e della patata del taburno.
è una rivisitata di una padellaccia 3.0. Ovviamente padellaccia, qualcuno la chiama ATL, qualcuno la chiama fressora. Sono dei termini, ovviamente ogni paese ha un termine diverso, ma il succo è sempre quello tra carne di maiale, patate e peperone. Ovviamente mettiamo l'innovazione. L'innovazione che andiamo a utilizzare gli scarti della carne, gli scarti dei peperoni e la cottura a bassa temperatura con un attrezzo che si chiama il runner. Il runner oggigiorno nelle casalinghe, diciamo in casa, le casalinghe lo utilizzano tanto perché dopo la pandemia sono evolute anche le casalinghe sotto attrezzature. Poi tanti uomini che sono in casa e che amano cucinare, che sono anche molto bravi. Molto molto bravi. E andiamo a utilizzare questo runner. Ovviamente questa cottura può essere utilizzata anche un forno statico a casa. Poi vi spiego nel passaggio della giornata come viene utilizzato il tutto. Possiamo cominciare con la preparazione. Ci evidenziavi tutti i prodotti del Sannio, proprio sì, in linea con quella che è la mission dell'associazione Cuochi, ovvero sì, valorizzare i prodotti del territorio. I prodotti a chilometro zero, sì, prodotti del territorio, prodotti a chilometro zero, ovviamente tutte aziende agricole. C'è solo un problema con questi prodotti che non possono sostenere la grande ristorazione. Ovviamente faccio un esempio banale: se una grande ristorazione fa 50 matrimoni all'anno, non può supportare 2-3 quintali di filetto di suino o rosa del Sannio. E sono tante le iniziative promosse dall'associazione? Sì, per... allora vi spiego intanto. Poi magari sulla grande ristorazione ci sarà chi è d'accordo e chi diceva noi facciamo numeri più piccoli e ci riusciamo. In qualche modo il suo messaggio era le quantità, ovviamente quando si parla di prodotti a chilometro zero sono quelle. C'è poi un discorso di stagionalità, il menù che cambia in base alle stagioni. Perfetto, perfetto, sì. E tutti questi elementi raccontati anche nelle tante iniziative promosse. Esatto, allora noi con l'associazione provinciale Cuochi facciamo molta promozione sul prodotto del posto, perché comunque va valorizzato il prodotto del posto. Ci sono grandi aziende nel Sannio che hanno veramente dei grandi prodotti. Ovviamente il nostro lavoro come chef di cucina oppure anche una delle casalinghe di valorizzare il prodotto del posto con una cottura adeguata e con abbinamenti giusti. Abbinamenti giusti significa non possiamo utilizzare un peperone, ci andiamo a abbinare un qualcosa che non sia del posto, per farvi capire facciamo peperone e prepariamo delle ricette a base di pesce nel Sannio, no, prettamente di carne oppure di salumi stagionati, utilizziamo molto la marchigiana, insomma tutti questi prodotti nostri. Allora, in questo momento stiamo cominciando con la preparazione del piatto. Facciamo una crema di peperoni. Una crema di peperoni che viene fatta appastire della cipolla. Aggiungiamo del peperone all'interno. Ovviamente qualcuno può dire viene nella padellaccia viene utilizzato il peperone sotto aceto che è un trattamento che viene fatto al peperone. Noi abbiamo utilizzato dell'acqua acida preparata precedentemente. Nel momento che andiamo a fare questa preparazione della crema di peperone aggiungiamo dell'acqua acida. Ovviamente cipolla appassita con dell'olio, un buon olio. Ci sono diverse aziende un buon olio. Quando troviamo su commercio un olio di 7-8 euro non è olio extra. Io voglio precisare questa cosa, che l'olio oggigiorno è aumentato tantissimo perché comunque l'olio buono va pagato, non va utilizzato dell'olio scadente, perché ci sono dei costi che vanno rispettati, perché sono i costi di produzione inevitabilmente. Perfetto, perfetto, sì, su questa cosa qua io sono molto aggiungiamo del pepe, del sale, molto nella padellaccia. C'è l'abbinamento dell'alloro. L'alloro noi non andiamo a utilizzare oggi, sono due prodotti che noi utilizziamo, l'alloro e soprattutto la sugna, perché tempi indietro veniva utilizzato lo strutto, la sugna in questa ricetta, nel friggere, però noi utilizziamo dell'olio buono che può sostituire la sugna. Nel frattempo che si è fatta appassire cipolla, peperone, andiamo ad aggiungere dell'acqua acidula all'interno. Acqua acidula. Acidula, niente di che, acqua abbinata con dell'aceto all'interno, il 20% di aceto, o può essere sia di mele sia al naturale. Niente molto. In quali casi può essere utilizzata? Sai che noi qui cerchiamo sempre di scoprire anche un po' i segreti dello chef. Allora, vi spiego, l'acqua acidula può essere utilizzata se facciamo dei carciofi, per non farli diventare, qualcuno gli mette il limone all'interno, può essere utilizzata anche dell'aceto. Vi do un, diciamo, una. Possiamo aggiungere anche un cucchiaio di farina.
cucchiaio di farina, così i carciofi non diventano neri. Se vogliamo fare una crema di carciofi, vanno utilizzati solo i cuori di carciofi. Quello esterno può essere messo sempre all'interno in questa acqua acidola e si può creare un liquore a carciofo. Cioè ci sono varie... Vorrei partire dalla base di acqua acidola, acqua il 20% di aceto all'interno. Ovviamente se aggiungiamo sale qua, non lo aggiungiamo, quella è una base per noi, una base che va gestita in base al prodotto dello chef. Ovviamente parliamo di crema di peperoni. Crema di peperoni, noi dobbiamo tirare fuori le bucce da questa crema di peperoni, perché oggigiorno a Palato ci sono delle persone che sentono queste bucce, delle persone, più di una persona va a sentire in bocca la buccia del peperone. Siccome noi parliamo di utilizzare tutto il prodotto in cucina, dalla pellicina, dai semi, insomma, noi oggi andiamo a estrarre, faccio vedere con un colino, a estrarre le bucce possono essere essiccate. Ovviamente io ho già portato un prodotto già pronto essiccato, perché va valorizzato, cioè ci vuole un po' di tempo in più per gestire questo prodotto. Dopo fatto lo andiamo a frullare con un frullatore a immersione, lo andiamo a filtrare il tutto, le bucce vanno essiccate in un forno statico tranquillamente per 80 gradi per 3 ore. Dopodiché si passa un coulter oppure un macinino da caffè e basta che non ottengono umido all'interno, si possono tenere anche 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi e questo è il risultato. Molto, e può essere utilizzato come decorazione in un piatto oppure anche come vogliamo fare un brodo di peperoni, possiamo aggiungere questo all'interno e diamo l'aroma del peperone. Questo sempre nel rispetto del principio che in cucina non bisogna sprecare nulla. Sì, in cucina va utilizzato tutto. Possiamo fare anche un altro esempio, molto banale, la buccia di melanzane. Noi facciamo la crema di melanzane, la buccia tutti la buttano, giusto o no? Abbinando a questa buccia mettiamo 250 grammi di buccia di melanzane, 50 grammi di zucchero e 50 grammi di aceto balsamico, lo possiamo inserire in una semplice busta da sottovuoto 100%, dopodiché si fa una cottura a 80 gradi per 3 ore, si abbatte a meno 22, dopo abbattuto a meno 22 è una semplice insalatina che può essere accompagnata sia da un carpaccio, sia che non so, un salmone marinato, un qualcosa, sia carne che pesce e valorizziamo anche la buccia della melanzana. Ok, nel frattempo... Questo perché, come ci ha raccontato anche il presidente regionale dell'Unione Cuochi, anche nel corso delle competizioni si valorizza tanto chi non spreca nulla. È un messaggio che viene lanciato in ogni occasione. Esatto, noi spendo due parole con le competizioni perché... L'anno scorso è stato il primo anno che ci siamo inseriti nelle competizioni perché Benevento ormai è una realtà, l'Associazione Provinciale Cuochi Benevento, e siamo inseriti col team junior perché a Benevento è nata sia la team junior, sia la senior e sia le lady chef. Ultimamente lady chef, qua settimana scorsa, abbiamo creato il team lady chef, tutte donne all'interno di questo team. L'anno scorso è stato il primo anno, veramente siamo molto entusiasti del risultato che abbiamo avuto l'anno scorso, siamo arrivati terzi ai campioni italiani di cucina col team, con il team. Quest'anno avremo intenzione, insomma, di gestire tutte e tre le squadre e portarle tutte a Rimini, perché noi ci teniamo tanto che va valorizzato il prodotto del posto. Noi ai campionati italiani andiamo col prodotto del posto. Una curiosità, il team junior che età hanno? Si parte da 15 anni in poi. A 15 uno anni già pronti alle competizioni? Ci sta uno anche di 14 anni nel team, sì, ma ci sono anche associazioni che hanno portato anche uno inferiore a 14 anni. Ma bravissimi! Sì. Allora, i campionati italiani è una realtà, veramente è una realtà. Se si arriva ai campionati italiani significa che c'è un grande progetto dietro, perché non si arriva così ai campionati, c'è un progetto almeno di 5-6 mesi di preparazione, insomma c'è tanto tanto lavoro. Ma come si decide di cucinare a 15 anni in maniera professionale? Perché partecipare a una competizione implica, io immagino comunque, allora, anche se sei giovanissimo, delle basi importanti. Funziona in questo modo qua. Prima di tutto bisogna una scuola alberghiera. Una scuola alberghiera, chi va a scuola alberghiera deve avere un sogno nel cassetto. Un sogno nel cassetto è che diventare cuoco, cameriere, insomma tutto ciò, i rami che può offrire la scuola alberghiera. Ci vogliono dei professori che spingono questi ragazzi, insomma, all'interno di questa scuola.
Ovviamente noi abbiamo una grande fortuna nel Beneventano, perché abbiamo un nostro delegato che è il professore Rainone, Giuseppe Rainone, che è un professore di scuola alberghiera, è un nostro delegato e un nostro pilastro portante nell'associazione, che comunque c'è un gran collegamento tra l'associazione e scuola alberghiera che è di Colle Sannita. Questa scuola alberghiera di Colle Sannita, infatti il team è nato tutta la scuola alberghiera di Colle Sannita. Quindi all'interno della scuola è nato questo team di giovanissimi, sì, pronti, sì, anche, sì, alle competizioni. Sì. E noi siamo pronti invece a carpire ogni tuo segreto questa mattina. La crema di peperoni. Allora, la crema di peperoni sta andando avanti. Non possiamo aggiungere un altro po' di acqua acidula all'interno, perché in base alla vaporizzazione dell'acqua noi la andiamo a gestire. Nel frattempo che va in cottura la crema di peperoni, andiamo a fare la creazione di questo filetto di suino rosa del Sannio. Ovviamente anche qua andiamo a valorizzare tutto il prodotto, dai scarti e il prodotto principale. Allora andiamo a fare una pulizia del filetto e la andiamo a parare. Ovviamente parare, noi dobbiamo dare una forma al filetto, togliere il grasso. Con questi scarti ovviamente andiamo a fare un fondo bruno, una salsa di accompagnamento, una salsa di accompagnamento che prima, negli anni addietro, ovviamente la salsa di accompagnamento veniva fritto e il succo che rimaneva sotto, diciamo, era una salsa di accompagnamento. Oggigiorno va gestita un poco diversamente. Con questi scarti faremo un semplice fondo sedano, carote e cipolla, andremo a rosolare questo tipo di carne, aggiungiamo dell'acqua all'interno, e dopodiché portiamo a bollore, filtriamo e esce fuori un fondo bruno che è un brodo di carne che va dopo a fine realizzazione del piatto per salsare il filetto. Allora, questo è un filetto di suino rosa del Sannio, l'andiamo a abbinare con, ovviamente a rosolare con degli aromi, gli aromi del timo, del rosmarino, e mettiamo uno spicchio d'aglio, perché tempo addietro veniva inserita anche uno spicchio d'aglio all'interno. La cottura della crema con 10-12 minuti si riesce a gestire tranquillamente, poi dipende dalla consistenza del peperone, infatti questo peperone in questo momento già è arrivato a cottura, lo possiamo togliere e lo andiamo a inserire in un contenitore che dopo in seguito andremo a frullare il tutto. Quali sono i tempi di preparazione in genere per questa ricetta? Stiamo intorno ai 40 minuti, 35-40 minuti, ovviamente con i fondi già pronti. Fondi già pronti significa brodo di carne fatto prima, la crema di peperone almeno anticipata, perché per rilassare un poco tutta la buccia che c'è all'interno, dai 30-40 minuti si riesce a gestire il tutto. Allora il filetto... una padella antiaderente normale, ovviamente padella antiaderente per utilizzare non tanto grasso all'interno, utilizziamo il grasso che ha il filetto, ok? Aggiungiamo solo un filo di olio, aggiungiamo uno spicchio d'aglio all'interno. Andiamo a fare la sigillatura della carne. Ovviamente nel sigillare la carne io non vado ad aggiungere il sale. Il sale dopo con la salsa nel frattempo che andiamo nella sigillatura della carne faccio vedere un attimo per iniziare la cottura della carne. Utilizziamo della pellicola, la pellicola per cottura.
Questo fondo non va buttato, non va, questo rosmarino, aglietto e timo poi viene utilizzato per accompagnamento di un tortino di patate in seguito che andremo a fare. Allora, la sigillatura della carne è ok, noi andiamo a sigillare il tutto in una pellicola. Doppio foglio di pellicola, all'interno dobbiamo fare un semplice salsicciotto, ok? Si va a girare in questo modo qua, si sigilla da un lato, solo da un lato, poi dall'altra parte all'incontrario per avere la forma perfetta. Un semplice filetto, tolto le punte con gli scarti che va utilizzato, dobbiamo avere un salsicciotto. Dopo fatto questo lavoro va inserito in una busta sottovuoto. La busta sottovuoto sigillato 100-100 e si va una cottura a runner. Cottura a runner 62 gradi per 4 ore e mezzo. Ovviamente noi un prodotto già ce lo siamo portato in anteprima, gestito in questo modo qua. Come dicevo in primis quando è iniziato, questa cottura può essere anche sostituita con un forno statico a casa. Una bacinella di acciaio contenente dell'acqua all'interno, già la portiamo a 62 gradi all'interno, inseriamo questa busta di sottovuoto. L'unica differenza che la temperatura del forno va portata il 10% in più al normale, cioè se sono 62 lo portiamo a 72 e la cottura viene uguale del tutto. Nel frattempo che la carne va in cottura iniziamo a preparare il tortino di patate. Ovviamente stiamo preparando tutti i componenti per l'assemblaggio del piatto finale. Allora, qua teniamo una patata detta burno, ovviamente una patata detta burno che è stata già messa sotto vuoto con dell'acqua minerale e con del sale all'interno. Abbiamo fatto una sgasatura della patata e adesso andiamo a fare un tortino di patate. Un tortino di patate molto semplice. Andiamo a utilizzare la patata, viene grattugiata normale a listarella, ovviamente la forma la possiamo decidere noi, può essere a listarella. Io ho fatto questa forma qua per avere un tortino quasi perfetto, perché oggigiorno se lavoriamo un prodotto artigianale la persona capisce che è un prodotto congelato, insomma, perché quando è troppo perfetto può dire questo già è pronto, perché oggigiorno... Invece questa è un'indicazione al contrario, di apprezzare, imparare ad apprezzare quando la forma non è perfetta, perché esatto, vuol dire che è stata fatta, è stata cucinata, preparato tutto sul momento. Perfetto, sì, ma sì, questo io ci tengo molto anche sulle preparazioni, perché il cliente deve capire che comunque è un prodotto che viene fatto sul posto. Niente può essere mai uguale, anche durante la stessa cena magari i piatti possono avere forme diverse, composizioni simili ma non perfettamente uguali, esatto, così esatto, come parlavamo sì, del menù che cambia in base alle stagioni. Sì, in base alle stagioni, infatti io non vi nego all'uscita dei piatti nella struttura dove lavoro, c'è una signora che mi guarda, se c'è qualche goccia di olio, se c'è qualche piatto che non può andare, perché il cliente quando arriva a tavola la prima cosa che fa, fa la foto del piatto. Nel momento che fa la foto del piatto va sui social, è istantaneo. Istantaneo significa che il piatto esce prima sui social e poi l'ultimo piatto della cucina. Ormai è statisticamente così. Allora, per il tortino della patata detta burno, ovviamente sgasata con dell'acqua minerale sottovuoto, andiamo ad aggiungere dell'olio all'interno. Aggiungiamo del formaggio, ovviamente prendiamo un formaggio stagionato che sia di mucca, non prendiamo parmigiano, tutte se, prendiamo sempre un prodotto del posto. Dopodiché aggiungiamo del pepe bianco, del sale e andiamo a riutilizzare la stessa padella per prima, che ci sono già gli aromi all'interno, aggiungiamo soltanto dell'olio per fare una sottoforma di doratura per dare la frittura.
si va nel mischiare il tortino, una ricetta molto semplice che può essere fatta tranquillamente con olio, sale, patate grattugiate e andiamo, noi ci aiutiamo con uno stampino. Può essere anche una base per altri piatti? Sì, come no, può essere utilizzato il tortino di patate, può essere utilizzato in qualsiasi piatto, può essere fatto, che so, un carpaccio di marchigiana, può essere fatto un bocconcino ai funghi porcini, insomma, può essere gestito tranquillamente. Andiamo a stampare direttamente in padella. Ovviamente utilizzo uno stampino rotondo perché per mia scelta, ma può essere utilizzato quadrato, rettangolare, che ne so, il giorno di San Valentino a cuore, non cambia niente. Magari anche per un'occasione speciale a forma di cuore. Sì, come no, sì. Per un matrimonio, per, insomma, non c'è, la forma è molto... A piacere. A piacere dello chef, sì. Come diciamo poi sempre in cucina, spazio alla fantasia. Sì, tanta fantasia. Io dico sempre, ovviamente in cucina ci vuole tanta passione e ci vuole tanto tempo e soprattutto cioè, la fantasia deve essere tanta, però non deve superare i limiti, perché se no... Attenzione, alert dello chef, non superare i limiti. Perché oggigiorno si creano anche dei piatti, insomma, molto stratosferici, molto belli, però la cosa principale oggigiorno è il sapore. Dare gusto al piatto, dare un qualcosa che il cliente quando arriva a tavola, sì, è bello, ma deve fare anche wow, perché sennò... Sembrerà scontato dirlo, ma che sia bello non basta. Allora, ovviamente una padella antiaderente, un semplice tortino utilizzato, si dora ambe due le parti. Che consiglio affinché non si rompa durante questa, allora, che sembra una semplice manovra? Ovviamente all'interno contiene ancora amido la patata, perché noi abbiamo fatto la sgasatura con macchina sottovuoto e ci sta ancora dell'amido all'interno. Con uno stampino, se si riesce a fare una buona doratura all'inizio, è difficile che si riesce a rompere. Ovviamente queste qua, se dovete fare 10 porzioni, 20 porzioni, potete preparare prima e poi si ripassano in forno tranquillamente senza... Allora, penso che ci siamo con la cottura del filetto, sì, ci siamo quasi. Allora andiamo a preparare la panatura intorno. La panatura del filetto, nel piatto ci vuole un qualcosa che fa wow e croccantezza al piatto. Croccantezza perché una parte croccante ci va, in riferimento ai campionati italiani, parte croccante, parte lucida, acidula, insomma ci sono varie tecniche da rispettare. Può essere anche un grammo di prodotto, ma deve essere inserito nel piatto. Noi per fare la croccantezza intorno a questo filetto andiamo a utilizzare un tarallo di San Lorenzello. Un tarallo di San Lorenzello con una cottura un poco più avanzata, ovviamente un poco più cotto, per dargli un poco di croccantezza. Portiamo già ebollizione un olio, perché questo prodotto dopo va fritto, perché come parlavo prima della padellaccia, viene comunque fritto. La padellaccia viene fritta sia patate, sia peperoni e sia il maiale. Allora, inseriamo in un culterino del tarallo all'interno. Che contribuirà a creare la base. Sì, sì, sì. Più che la base, la croccantezza intorno al filetto. Facciamo una panatura intorno al filetto. Adesso manca qualche minuto, così andiamo a fare la panatura, una pastella con acqua e farina molto semplice. La andiamo a impanare nel tarallo, la andiamo a friggere e poi andiamo alla conclusione del piatto con sia la crema di peperoni. Faccio vedere la crema di peperoni. Ovviamente è già stata fatta in anteprima per gestire un poco i tempi, però faccio vedere la pellicina che rimane all'interno dopo, diciamo, che viene frullata. Ovviamente la grana del tarallo in base allo chef come la vuole, cioè se la vuole più sottile, io preferisco sempre un poco più doppia, perché sennò le persone la prendono sempre per pan grattato, perché ormai il pan grattato in cucina è andato un poco, si fanno le panature un poco
Allora, il taralla è pronto. Facciamo la pastella, che viene fatta semplice con... Utilizziamo sempre l'acqua acidula per dare, perché nella padellaccia parliamo sempre di un prodotto, di un peperone sott'aceto. Allora noi dobbiamo dare questa fragranza a fine piatto, quando viene mangiata va data. Ti sposto per mostrare. Grazie. Agli amici a casa i procedimenti. Ok, la pastella molto semplice, acqua e farina, non aggiungiamo sale all'interno, soltanto questa acqua acidula. Ok. Allora, la pastella pronta, il tarallo pronto, ci siamo con la cottura. Ecco qua. Sia l'apertura, ovviamente l'acqua madre che c'è all'interno, che sarebbero tutti i succhi del prodotto, va utilizzata perché allora noi la salsa di accompagnamento già è stata fatta in anteprima, perché parliamo di una cottura lunga, cioè su 10 litri di brodo almeno per portare questo prodotto deve arrivare almeno a un litro di brodo, deve essere una riduzione proprio cioè fatta in un certo modo. Quante ore ci vogliono? Dipende dalla evaporizzazione dell'acqua, ovviamente sempre a minimo, con degli aromi all'interno per dare un po' di aroma il tutto, insomma 3, 4, 5, dipende dalle ore. Ovviamente a questo va aggiunto l'acqua madre, che è questa qua, il succo del filetto, perché la cottura a bassa temperatura comunque racchiude tutti i principi nutritivi della carne. Si vede, tutto questo qua è tutto succo, cioè la carne comunque deve essere succulente, perché comunque deve essere morbida al palato. Ovviamente va tolta la pellicola intorno. Ci siamo. Ovviamente la porzione in linea di massima la facciamo in questo modo qua, e voglio far vedere comunque il liquido che c'è all'interno, se si può notare una carne rosa all'interno. Dopo 4 ore non è ben cotta, in 4 ore e mezza, però andiamo a fare questa cottura qua, ok? Ok, ci siamo, portiamo a temperatura l'olio. Nel frattempo che arriva a temperatura l'olio, faccio vedere un attimo la crema di peperoni che prima in anteprima abbiamo detto. Va frullata con un semplice frullatore normale. Ovviamente questo è un prodotto che deve riposare per avere la consistenza giusta. Ovviamente se è possibile portarlo a meno 22. Ok. Quanto è importante in cucina imparare a rispettare i tempi? Sì, è una cosa molto molto importante, perché ormai dietro un menù, dietro c'è sempre una programmazione, anche con i tempi. 10 minuti delle volte possono fare la differenza in una realizzazione di un bacchetto, di un commensale alla spicciolata, perché il cliente prima di tutto non vuole aspettare tanto. Non vuole aspettare tanto, quando arriva a tavola massimo un quarto d'ora va servito. Ovviamente se abbiamo qualche problemino in cucina gli dobbiamo dare qualcosa per accompagnare il tutto, per far sì che non si riesce a gestire. Penso che la temperatura dell'olio ci siamo. Ok, allora, come ho detto prima,
mettiamo il tarallo. Questo piatto diventa sempre più interessante. Si parte con la base croccante. Prima di partire con la base croccante, faccio vedere un attimo soltanto per vedere il succo del peperone. Peperone significa che noi andiamo... Chef, intanto se stacchiamo così riusciamo a seguirti. Ok. Liberiamo per la camera il piano di lavoro. Allora, questa buccia che c'è all'interno non la dobbiamo utilizzare per la realizzazione del piatto. Questa qua può essere essiccata in forno, come ho detto prima, con una carta da forno. Ovviamente si porta a 80 gradi il forno, 3 ore, e si ha questo risultato qua. E può essere utilizzato come contorno a altri piatti, come ornamento, insomma, magistino. Adesso, attenzione, veramente non si butta assolutamente in cucina nulla. Non si butta nulla. Che poi è anche un bel messaggio da lanciare a casa, al di là della ricetta che stiamo preparando in questo momento, un impegno, no? A aprire il frigo, aprire i mobili della cucina, tutto quello che c'è, spazio alla fantasia, senza esagerare, come diceva lo chef, però con un po' di fantasia e soprattutto con delle buone basi, riuscire a non sprecare nulla. È giusto, è giusto, è giusto. Allora, iniziamo con la panatura. Ok. Penso che ci siamo con la temperatura dell'olio. Allora, iniziamo a fare la creazione del piatto. Così dopo andiamo direttamente va utilizzata crema di peperoni, come ho detto prima. Ovviamente io faccio in modo che il filetto, appena esce dall'olio, andiamo a inserirlo nel piatto. Se si devono fare sempre 10-12 porzioni, 15-30, può essere fatto prima soltanto la crosta, poi rigenerare al forno per 200 gradi 7 minuti. È lo stesso prodotto. Magari sai, anche per chi ha poco tempo, ma la sera ho una questo cena particolare. Questo può anche il giorno prima, senza problemi. Sì, 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 sei pure il giorno prima, senza problemi. Allora, per la realizzazione dei piatti, il tortino di patate è pronto. La crema di peperoni è pronto, il filetto nel momento che andiamo a fare la panatura lo friggiamo, lo mettiamo direttamente nel piatto. Possiamo abbinargli qualche germoglio all'interno sopra al piatto per dare un effetto wow. Ovviamente la salsa la portiamo un attimo a temperatura. Ma sai che questo tuo modo di presentare i piatti, l'effetto wow, mi incuriosisce, perché è anche l'obiettivo stupire innanzitutto quando arriva a tavola, oltre che conquistare con il gusto. Allora, l'effetto wow di questo piatto è che il cliente, quando va a tagliare questo bocconcino all'interno, trova un qualcosa che non se l'aspetta. Perché può pensare a una polpetta, può pensare a un qualcosa, invece nel momento del tagliare, sì, casomai dopo, posso farlo anche vedere come gestire questa cosa, quando lo tagli all'interno esce l'effetto wow. Allora andiamo, ok, ovviamente andiamo a fare una realizzazione. Come detto prima, il filetto va panato direttamente nella pastella, dopodiché va messo in questo tarallo. E diamo questa parte croccante al filetto. Come ho detto prima, il tarallo può essere fatto a forma più grande, più piccola, insomma, come vogliamo noi. Utilizziamo un attrezzo, ovviamente, e va fritto all'interno. Molto semplice, e diamo la croccantezza intorno. Ma che bello!
spesso si parla di frittura in maniera negativa, però ci può stare la concessione, l'eccezione che conferma la regola, cioè chi più ne ha più ne metta, perché in fondo semplicemente per dire ogni tanto si può fare, o no? Sì, allora, il chef è assolutamente d'accordo. Allora, nella realizzazione del piatto andiamo a mettere questo tortino di patate, ok? Questa è la realizzazione croccante. Ovviamente all'interno del piatto. Dopo andiamo ad aggiungere questa salsa che è stata estratta, insomma, dai scarti di maiale per dare un poco di e poi infine andiamo ad aggiungere dei germogli a piacere, possono essere di pomodoro, di ravanello, quello che vogliamo. Il piatto prende forma e anche i suoi colori. Questo, dice, padellaccia del Sannio 3.0. Ah, che bello! Complimenti, complimenti allo chef Rocco Festa. Ricordiamo, presidente dell'Associazione Cuochi di Benevento. L'occasione per mostrarvi un piatto bello da vedere, ma anche buono da mangiare. Vediamo anche la ricetta per parlare di lotta allo spreco alimentare, ma anche dei tanti successi ottenuti dall'Associazione di Benevento. Ci parlava dei giovanissimi, ma anche delle Lady Chef, quindi saremo curiosa i presidenti, poi del presidente, poi di conoscere le varie componenti, le tante anime di questa associazione così attiva. Come no, noi possiamo creare un'altra per portare Lady Chef in redazione e gestiamo dei piatti dei Lady Chef. Ah, che bello, intanto grazie per essere stato con noi e con il presidente. Io voglio ricordarvi che è possibile rivedere in versione on demand anche questa puntata di Campania Live, in modo da seguire ogni singolo passaggio e provare a riprodurre le ricette dello chef o anche solo prendere qualche spunto. Dicevi, qualche spunto, si parte sì, dalle basi e poi spazio alla fantasia. Sì, si può fare una crema diversa, non può essere utilizzare il tarallo, si utilizza un pane particolare. Ovviamente io tengo alla tradizione utilizzando il tarallo di San Lorenzello, utilizzando il suino rosa del Sannio, la patata del Taburno, il peperone di aziende agricole. Ho tenuto conto un po' del prodotto a chilometro zero. Grazie al presidente. Noi facciamo una breve pausa, torniamo tra pochissimo, ci colleghiamo nuovamente a Napoli con l'avvocato Salvi e con Gianni Lepre. Torniamo tra poco. Eccoci tornati in diretta con Campania Live, il nostro appuntamento quotidiano. Vi abbiamo mostrato questa fantastica ricetta del presidente dell'Associazione Cuochi di Benevento. Siamo ora pronti per collegarci nuovamente a Napoli con l'avvocato Alessandra Salvi e l'economista Gianni Lepre, consigliere del ministro della Cultura Gennaro San Giuliano. E proprio con il professore Lepre noi stavamo parlando in apertura, abbiamo parlato delle difficoltà affrontate dalle famiglie, anche e soprattutto forse, professore, grazie alla crisi economica, come le difficoltà economiche incidono anche poi sugli equilibri familiari, potremmo dire così. L'abbiamo già detto, in effetti la crisi, l'inflazione ha inciso molto molto negativamente sull'economia delle famiglie, quindi 3.500 euro all'anno di danni, diciamo così, che naturalmente vanno specialmente nelle famiglie con un'economia media, medio-bassa, purtroppo incide anche su quella che è l'armonia familiare. Tra le altre cose dobbiamo dire che un altro problema importante che incide anche sull'armonia familiare è l'avvenire dei giovani. Noi abbiamo una disoccupazione giovanile in Italia molto alta, al 30%, al sud questi dati purtroppo peggiorano notevolmente, siamo ad oltre il 40%,
le istituzioni non riescono a dare un futuro ai nostri giovani, non parliamo poi del sud, perché nel sud molte volte i nostri giovani, che pure ci costano fare studiare i giovani a un costo infinito, un costo che incide sull'economia di tutti quanti noi, delle famiglie, poi magari dopo averli formati, purtroppo questi vanno al nord a lavorare, vanno o addirittura all'estero, quindi si formano a costo della nostra società e magari poi, ecco, vanno a rendere, a produrre all'estero o al nord d'Italia. Quindi tutto questo non va bene dal nostro punto di vista. Anche in questo senso le istituzioni devono intervenire. Intervenire significa, ecco, nella fase di apprendistato, perché poi non tutti i giovani sono in grado di, hanno voglia, sono in grado di studiare, di prendere una laurea o un diploma. Praticamente bisogna consentire l'ingresso a bottega dei giovani per imparare i mestieri di eccellenza. Noi con i mestieri di eccellenza si va avanti, si produce, si può avere una vita dignitosa per se stessi, per la propria famiglia. Ecco, noi voglio fare, e a questo punto ne approfitto per fare le condoglianze alla famiglia Talarico, il morto Mario Talarico, l'ombrellaio famoso, rinomato in tutto il mondo, il re Carlo III, tanto per intendere, quello d'Inghilterra. Gli ombrelli che uso sono gli ombrelli di Talarico, però noi non riusciamo a trasmettere. Difatti Talarico ha insegnato al proprio nipote, però dei giovani che sanno fare gli ombrelli come li ha fatti Mario Talarico, purtroppo non ne troviamo più, quindi andiamo depauperando certe caratteristiche, certe nostre peculiarità. Bisogna che lo Stato intervenga per il bene dei giovani e della famiglia, tanto per restare nel tema dell'avvocato Salvi. Parlando proprio di famiglia, vorrei chiedere, come anticipato all'avvocato Salvi, cos'è il piano genitoriale e chi è il curatore speciale? Sì. Un'altra novità introdotta alla riforma Cartabia è la previsione appunto di questo piano genitoriale, ovvero un documento nel quale sono immessi tutti, diciamo, riportati tutti gli impegni scolastici, extrascolastici compiuti quindi dai minori, i soggetti che si occupano della loro educazione, i viaggi che compiono, che effettuano insieme alla famiglia. Insomma, il piano genitoriale serve per rendere chiaro l'attività del minore e deve essere predisposto, occorre quindi il ricorso deve essere corredato nel piano genitoriale e la novità è appunto che il genitore che non rispetta il piano genitoriale, quindi è inadempiente rispetto al calendario o agli obblighi che ha nei confronti dei minori, può essere sanzionato per gravi inadempienze. Infatti è stata prevista addirittura l'applicazione di una sanzione a carico del genitore che va dai 75 euro ai 5.000 euro in favore delle casse delle ammende, addirittura il risarcimento del danno a favore del coniuge, dell'altro coniuge. La regola generale è quella della responsabilità, diciamo, dell'affido condiviso, cioè che entrambi i genitori, sebbene ci sia un affidamento privilegiato in favore normalmente della madre, la responsabilità, quindi la condivisione tra i coniugi, dovrebbe essere delle responsabilità genitoriali è pari, però viene valorizzato in caso di gravi inadempienze o di pericolo per il minore, viene evidenziato l'ascolto diretto del minore ed è prevista la figura appunto del curatore speciale, che in realtà è una figura istituita di recente tra professionisti che possono essere avvocati iscritti al Consiglio dell'Ordine, che hanno un ruolo fondamentale, addirittura hanno poteri sostanziali per le decisioni da assumere nell'interesse del minore. Infatti in alcuni casi la legge, se prevede l'affido condiviso,
può addirittura arrivare a un affido esclusivo o super esclusivo nel momento in cui possono sorgere dei rischi per il minore, soprattutto in caso di violenze. Il giudice infatti può avere poteri d'ufficio e può farsi assistere da esperti, molte volte anche gli assistenti sociali sono da sostegno quindi nell'espletamento di questo compito. La riforma Cartabia ha avuto questo obiettivo, quello di evitare che i minori troppo spesso protagonisti di liti e di violenza all'interno delle mura domestiche fossero pregiudicati e quindi potessero essere invece tutelati anche al di là dei loro genitori. Infatti il curatore speciale è una figura terza che ha il compito di assistere i minori anche contro i propri genitori. Vorrei chiudere, ringrazio per l'intervento e vorrei chiudere dicendo per arrivare ed era questa l'intervento dell'avvocato Alessandra Salvi, che ci spiegava appunto dal piano genitoriale alla figura del curatore speciale, queste figure introdotte dalla riforma Cartabia per quanto riguarda il diritto di famiglia. Da un lato quindi gli aspetti giuridici, da un lato le normative, cosa prevede il legislatore, dall'altro però con Gianni Lepre abbiamo parlato anche dal punto di vista economico delle difficoltà, come più volte abbiamo detto anche nel corso di Campania Live, affrontate dalle famiglie anche a causa dell'inflazione, della crisi economica, difficoltà che poi inevitabilmente, come ci raccontava Gianni Lepre, rischiano di incidere anche quello che è il benessere familiare. E poi si parlava dei giovani che devono avere l'opportunità di acquisire delle competenze, ma di fare in modo che queste competenze possano sfruttarle nel nostro paese, andando via per scelta, ovviamente non per obbligo, ma potendo scegliere di restare qui. Gianni Lepre, però, prima vorrei evidenziare un passaggio del professore Gianni Lepre, evidenziava l'importanza anche di garantire l'accesso al praticandato in qualche modo per quanto riguarda i lavori artigianali, sostenere chi ha voglia di acquisire nuove competenze, un mestiere importantissimo come quello degli artigiani, e chi ha voglia di trasmettere le competenze acquisite e le tante professionalità acquisite nel corso degli anni. Io voglio salutare e ringraziare Gianni Lepre per essere stato con noi, che ritroveremo con il nostro appuntamento dedicato all'economia, e l'avvocato Alessandra Salvi. È arrivato il momento del nostro spazio dedicato alla salute, con noi come sempre l'appuntamento, l'approfondimento a cura di Paola Iandolo. Buongiorno, ben ritrovati con il nostro appuntamento dedicato alla medicina e alla salute del nostro corpo. Oggi ci troviamo nello studio specialistico del dottore Luca D'Alterio. Ben ritrovato, dottore. Buongiorno. Insieme a lei c'è la dottoressa Giulia Collerone. Buongiorno, dottoressa, e ben ritrovata anche a lei. Allora, dottore, oggi parleremo di diversi argomenti. Tratteremo naturalmente, come nella scorsa puntata, andremo a vedere che cosa significa andare oltre la patologia, ma parleremo anche di mielopatia cervicale e coxartrosi, e poi parleremo anche di contropatia femurorotulea, giusto dottore? Esattamente. Se mi corregga se sbaglio, e poi ernia del disco. Allora, apriamo con una premessa, ovvero che abbiamo già detto nella scorsa puntata, abbiamo già parlato dell'approccio innovativo del dottore D'Alterio e del suo team, che poi in questa puntata approfondiremo proprio nella pratica, andremo a vedere nel corso della puntata con i pazienti, proprio con il concetto di che cosa significa andare oltre alla patologia. Allora, dottore, io le chiedo subito appunto che cosa vuol dire andare oltre la patologia.
Oltre alla patologia, è un concetto che io porto avanti da un po' di tempo, che nasce dall'esigenza di portare in ambito riabilitativo una terapia funzionale che si discosta un po' dall'ambito patologico, perché ad oggi si tende sempre a considerare il paziente solo per quanto riguarda la sua sfera patologica. Quindi, come lei ha menzionato, quando parliamo di ernia del disco si tende sempre a considerare l'ernia del disco come un fattore meramente patologico. Il più delle volte l'ernia del disco non è legata alla sintomatologia del paziente, ma ci sono tanti altri fattori che possono far persistere, nascere o cronicizzare la sintomatologia. E tra tutti questi fattori troviamo fattori muscolari, articolari, biomeccanici, ma dobbiamo anche tenere conto dell'epigenetica del paziente, perché noi abbiamo un potere molto forte, ovvero quello di poter modificare l'espressione dei nostri geni senza modificare il DNA. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi, attraverso l'attività fisica, attraverso l'alimentazione, attraverso uno stile di vita sano, attraverso la gestione dello stress e anche tutto quella che è la gestione psicologica, noi possiamo modificare questa espressione genica in positivo e quindi prevenire anche l'insorgenza di malattie future. E ad oggi questo è un aspetto che viene poco considerato nell'ambito clinico e credo che sia tra quelli più rilevanti. Con MVM Therapy, che come acronimo vuol dire proprio movimento terapia, quindi terapia del movimento, noi andiamo ad analizzare tutti quei fattori funzionali, come ho detto prima, muscolari, articolari, biomeccanici, quindi di movimento, che sono legati a una patologia. Perché il paziente deve comprendere che noi non nasciamo con le patologie. Le patologie ci vengono con il tempo. Perché? Perché trascuriamo determinati elementi che abbiamo menzionato precedentemente. Quindi alimentazione, come abbiamo già ribadito, ma anche come funzioniamo noi dal punto di vista muscolare. Se nel quotidiano noi non riusciamo a fare le scale, non riusciamo a sederci, non riusciamo ad alzarci da una sedia solo facendo forza sulle gambe, vuol dire che c'è un problema di natura muscolare che può riflettersi anche in ambito patologico. Sono piccoli accorgimenti che non dobbiamo mai sottovalutare, vero dottore? Sembrano, insomma, vabbè, dicendo non riesco a sedermi, mi fa male, insomma, la parte della schiena, dice vabbè, vado avanti, invece no. Assolutamente no, perché il dolore è sempre un campanellino d'allarme di qualsiasi. E noi non dobbiamo aspettare che si cronicizza, perché nel momento in cui il dolore tende a cronicizzarsi, arriva alla corteccia. Ok? Il sistema nervoso centrale ha degli adattamenti negativi, quindi non è il paziente che vuole sentire dolore, è il nostro sistema nervoso centrale che diventa schiavizzato dal dolore, anche se non c'è una patologia. O nei casi dove c'è una patologia, noi dobbiamo prendere in esame quei fattori funzionali, muscolari, biomeccanici, che prendiamo in esame attraverso la metodologia MVM Therapy, che ci permettono di governare la patologia. Non dobbiamo permettere alla patologia di governare le nostre funzioni. E quello che succede in tanti pazienti è proprio il fatto che la patologia governa la funzione e quindi perdiamo tutti i movimenti. Dottore, abbiamo presentato la dottoressa Collerone. Volevo chiedere, dottoressa, la terapia MVM Therapy, come si può collegare con l'attività sportiva? Si può fare, giusto? È consigliabile? Certamente. Sicuramente la terapia che può essere svolta con il metodo MVM Therapy tiene conto di tutti quei movimenti che la persona non riesce a fare comodamente e che quindi possono portare a dolore anche negli sportivi. Ecco che oltre all'attività sportiva dovremmo tenere in considerazione, appunto, se ci sono dei movimenti che ci risultano difficili da gestire, sia
nell'attività stessa, sia al di fuori dell'attività, cioè nel nostro quotidiano. E tramite la metodologia MVM Therapy possiamo capire, attraverso dei test specifici, attraverso una valutazione accurata, proprio quali sono quei distretti muscolari, articolari che hanno delle limitazioni e che quindi hanno bisogno di attenzione e di un lavoro specifico per poter migliorare anche un'eventuale sintomatologia altrove. Come spesso accade nei mal di schiena, per esempio, la schiena è solamente una vittima della situazione ed ecco che dobbiamo comprendere da dove origina il problema, da dove origina quella limitazione. Io ricordo una sua paziente, una vostra paziente, una ballerina, se non ricordo, tanto tempo fa, che appunto le ballerine immaginiamo sono allenatissime, eppure insomma si è rivolta a voi per eseguire la terapia. In quel caso che cosa era successo? Nonostante lei fosse appunto una persona sportiva, una persona che di movimento ne pratica quotidianamente, aveva perso alcuni movimenti che lei pensava di riuscire a svolgere come nel lato controlaterale, aveva un lato in cui riusciva a svolgerli agevolmente e un lato in cui aveva più difficoltà. Ed ecco che tramite alcuni test, tramite la comprensione di queste limitazioni, lei si è resa conto che in realtà alcuni distretti faticava ad utilizzarli nel modo più consono. E tramite appunto le terapie siamo riuscite a recuperare questa funzionalità che aveva perso, il dolore è completamente sparito e lei è tornata a svolgere i suoi movimenti di danza senza alcun problema. Un grande successo, insomma, la terapia. Dottore, sono tanti invece i pazienti che contattano il centro MVM Lab di Napoli? Abbiamo tantissime richieste di consulenza proprio perché i pazienti stanno comprendendo che c'è tanto altro da scoprire, da conoscere e da essere consapevoli fondamentalmente, perché quando vengono qui a consulenza escono consapevoli di tantissime cose, escono meravigliati diciamo del mondo che c'è oltre la patologia. Di conoscere il proprio corpo, esattamente. No? Come prima diceva lei, di non sottovalutare insomma quello che accade nel nostro quotidiano, quindi quando ci dobbiamo rivolgere, innanzitutto è importante, ricordiamolo, vero dottore, di rivolgerci innanzitutto a professionisti, perché il nostro corpo è importante, conoscerlo però essere affiancati dai professionisti, e quindi quando ci accorgiamo non dobbiamo sottovalutare il quotidiano, quindi quando vengono al centro, lei dice perché vengono sorpresi, se ne vanno sorpresi perché forse qualcosa che magari avevano sottovalutato invece può essere qualcosa di importante da tenere sotto controllo. Sì, anche perché una cosa molto importante, i pazienti non comprendono perché hanno dolore. Spesso, come già abbiamo ribadito, si tende a dare la colpa solo alla patologia e come abbiamo anche ribadito nella puntata precedente, dopo un intervento chirurgico può persistere la sintomatologia e il paziente non sa perché, oppure in presenza di dolore cronico, perché avviene il dolore cronico, perché si cronicizza il dolore, queste cose vanno spiegate al paziente. Certo. Più il paziente è consapevole di quello che ha e di cosa deve fare per combatterlo, più armi terapeutiche ha al suo arco. Deve conoscere, è vero, il proprio corpo, perché molti di noi, è vero, si parte proprio dal concetto che non conosciamo il proprio corpo, invece è importante proprio per approcciarsi poi a una patologia, a una terapia, a qualsiasi tipo di iniziativa che comprende il nostro corpo. Prima parlava del suo team, quanto è importante la collaborazione, abbiamo sentito la dottoressa Collerone, ma nel suo team ci sono anche altre figure. Assolutamente. Sì, abbiamo una consulente che si occupa di tutta la parte di profilazione del paziente, quindi il paziente ci contatta e la presentiamo, dottore. Assolutamente sì, Gabriella Saggiomo si occupa di tutta questa parte qui e lascio la parola a lei. Bene, salve Gabriella. Allora, lei si occupa a 360 gradi di tutta l'organizzazione del centro MVM Lab di Napoli e quindi ricopre un ruolo molto importante. Quali sono le patologie più frequenti che hanno i pazienti che contattano per una consulenza il centro del dottore Luca D'Alterio? Sì, esatto, io gestisco tutte le attività
attività del centro MVM Lab di Napoli e anche l'azienda di formazione Luca D'Alterio Academy SRL del dottor Luca D'Alterio. È un ruolo molto importante, ma che mi dà comunque grandi gratificazioni e soddisfazioni. Le patologie più riscontrate durante le conversazioni telefoniche sono l'ernia del disco, le mielopatie cervicali, stenosi vertebrali, cervicalgia, lombalgia, dorsalgia e le malattie neurologiche, e spesso i pazienti si ritrovano in una condizione di dolore cronico e non ne capiscono comunque la causa. Certo. Solo dopo il consulto appunto col dottor D'Alterio hanno un perché al loro dolore. Senta, dottoressa, come funziona l'iter per fissare un consulto specialistico? Allora, in prima analisi i pazienti contattano il centro MVM Lab di Napoli, faccio esporre il motivo della loro richiesta di consulenza, le indagini strumentali che hanno intrapreso e la loro condizione clinica attuale, per poi riportare tutto al dottore in modo che possa riceverli al meglio. Poi si passa alla fase appunto della prenotazione. Generalmente le liste d'attesa sono anche di 2-3 mesi, quindi io consiglio sempre di bloccare subito la propria consulenza. Il giorno della consulenza si recano appunto al centro MVM Lab di Napoli, dove sono accolti dal dottor D'Alterio e dal suo team per capire l'entità del problema e come risolverlo insieme. Generalmente la consulenza dura 1 ora e mezza a 2 ore. Bene, dottore, quindi veramente un team professionale, diciamo che il ruolo della dottoressa Gabriella è veramente molto importante perché è il primo contatto fisico proprio con i pazienti. Ma dottore, vogliamo andare a vedere nello specifico, appunto abbiamo detto in apertura, come avvengono le terapie, di che cosa andremo a vedere adesso? Sì, adesso andiamo a vedere effettivamente cosa vuol dire praticamente andare oltre la patologia, ovvero quali sono tutti quei fattori che ci permettono di governare la patologia, e lo vedremo praticamente su un paziente affetto da mielopatia cervicale molto molto grave che ha avuto risultati straordinari qui al centro MVM Lab di Napoli. Ok, andiamo. Allora, eccoci qua, dottore, siamo qui con un paziente, da che cosa è affetto? Ci vuole spiegare un attimo come funzionerà la terapia? Adesso vediamo effettivamente in maniera pratica come andare oltre la patologia. Abbiamo un paziente affetto da una mielopatia cervicale molto grave, ovvero una compressione del midollo spinale su base artrosica che parte dal plesso cervicale. Dobbiamo comprendere che la mielopatia cervicale non riguarda solo gli arti superiori, ma siccome abbiamo una compressione del midollo spinale abbastanza importante, come vediamo anche nella risonanza magnetica, abbiamo tutta una serie di conseguenze anche sugli arti inferiori. Difatti il paziente era impossibilitato a camminare. Addirittura. Assolutamente sì, come vediamo nel suo prima e dopo. E quello che è importante comprendere è capire quali sono quei fattori che possono governare questa patologia così grave, perché da referto neurochirurgico, dal neurochirurgo, lui era da intervento chirurgico, ok? Doveva essere sottoposto anche in tempi abbastanza brevi a intervento chirurgico, e siamo riusciti ad evitarlo. Adesso lui cammina in maniera completamente normale. Ovviamente il doloretto muscolare ogni tanto c'è sempre, ma adesso è ritornato a vivere la sua vita normale. Perché? Perché siamo riusciti a trovare attraverso la metodologia MVM Therapy quei collegamenti che ci possono permettere di governare la patologia. Ovviamente non è un percorso di breve durata, nel senso vanno fatte varie terapie dove ad ogni terapia si valuta cosa succede sul paziente. I progressi. I progressi, esattamente, ma il dolore è complesso, soprattutto con patologie così gravi, e quindi bisogna sempre monitorarlo. Adesso andiamo a vedere con la dottoressa Giulia Collerone come intervenire su queste patologie molto gravi attraverso la metodologia MVM Therapy. Prego, dottoressa. Ora vediamo nella pratica quella che è l'interpretazione di alcuni esami che vengono prescritti dal neurochirurgo in caso di mielopatia cervicale, come i potenziali evocati e l'elettromiografia,
come si traducono poi nella parte pratica, come il paziente riesce a muoversi, quali sono le difficoltà che può avere in quei decorsi nervosi che sono stati indagati appunto tramite questi esami. Ed ecco che risulta fondamentale analizzare quelli che sono i movimenti di piede caviglia, porta i piedi su, okay. E possiamo vedere eventuali compensi, qual è il lato dove lui percepisce più limitazione, dove percepisce un polpaccio più rigido e dove ha più difficoltà. Porta i piedi verso il basso. Se per esempio ha i crampi, ti viene il crampo? Ecco, per esempio nel suo caso il piede destro è quello che ha bisogno di maggior lavoro e invece sul lato sinistro si dovrà fare un lavoro diverso. Ed è importantissimo questo perché spesso nelle terapie si svolge lo stesso esercizio sul lato destro e sul lato sinistro, ma se ci sono delle condizioni diverse chiaramente questo non è possibile. Porta il piede su, prova a portarlo verso l'esterno. Ok, questo per esempio è un movimento che richiede la partecipazione di un muscolo specifico, che è il peroneo terzo, che nel suo caso, proprio per indagini strumentali che ha fatto, è stato un po' colpito, sia dal punto di vista patologico ma anche funzionale. Torna al centro. Ok, e si vede come quando lui muove la caviglia cerca di compensare anche con il distretto superiore. Un altro aspetto importante che ha menzionato la dottoressa, il lavoro diverso tra destra e sinistra, il paziente in questione, oltre alla mielopatia, presenta anche una coxartrosi sul lato sinistro, quindi una patologia che riguarda l'artrosi dell'anca sul lato sinistro. E questo va preso in considerazione inerente alla mielopatia cervicale perché abbiamo delle alterazioni patologiche sugli arti inferiori dovute alla mielopatia cervicale ma anche dovute all'artrosi dell'anca. Certo. E quindi tutto questo distretto è estremamente rilevante nella valutazione che noi facciamo con MVM Therapy. E quindi possiamo chiedere alla dottoressa fondamentalmente quanto è rilevante questo aspetto nella terapia con questo paziente. Sicuramente è molto importante perché appunto nella fase iniziale del suo percorso aveva grosse difficoltà nella deambulazione proprio a causa di una degenerazione non solo artrosica a livello dell'anca di sinistra ma di una debolezza muscolare di alcuni muscoli che sono fondamentali nella deambulazione e lavorando su questi è riuscito a riprendere le sue attività. Oltre a deambulare riesce a gestire meglio anche il salire, lo scendere le scale e camminare su strade dissestate, cosa che inizialmente gli risultava molto difficile. Dottore, è importante e determinante per le terapie nel suo centro le attrezzature, quanto incidono appunto e quanto sono determinanti per il successo delle terapie? Assolutamente. Un concetto che spesso viene demonizzato in ambito patologico, come in questo caso, è l'allenamento con i pesi. L'allenamento con i pesi non va demonizzato, ma va adattato alla patologia e al paziente. Il più delle volte, come abbiamo già ribadito, la carenza di massa muscolare, la carenza di tono muscolare su determinati distretti può essere con causa di dolore cronico e di un peggioramento della sintomatologia o della patologia stessa. Quindi l'allenamento con i pesi non va demonizzato, non bisogna aver paura di fare i pesi in palestra, ma ci vuole personale qualificato affinché capisca come somministrare l'esercizio terapeutico adeguato anche con sovraccarico con i pesi. E questo è uno delle attrezzature, sì, importanti di cui parlava, no? Qui abbiamo tutta la parte dedicata alla sala pesi, okay. Dove abbiamo anche delle attrezzature che si trovano tranquillamente anche in palestra per allenare la parte superiore e la parte inferiore, perché è parte integrante del percorso terapeutico. Il paziente non può prescindere da questo lavoro. Noi, oltre a un lavoro specifico sul lettino, noi portiamo il paziente da quest'altra parte perché
perché il paziente innanzitutto deve uscire dalla paura di muoversi, deve uscire dalla paura di poter fare pesi. Prendiamo ad esempio quando andiamo a fare la spesa. Quando andiamo a fare la spesa capita che noi portiamo delle buste pesanti e tante persone affette da dolore cronico tendono a non portare più le buste della spesa. E questa non è una cosa fattibile. Noi dobbiamo riportare i pazienti ad essere forti, siamo diventati troppo deboli sia fisicamente sia mentalmente, perché ovviamente le due cose viaggiano di pari passo, mente e corpo. Stendi le braccia. Ok, guarda avanti, ok, adesso abbassa le spalle e scendi, bravissimo, stop, e ritorna, ok, e facciamo un po' di ripetizioni così, ok, abbassa le spalle e le braccia, bravissimo, ok, continua così. Come vediamo con questo esercizio, lavoriamo sulla parte superiore del corpo anche in termini di rinforzo muscolare ed è fondamentale nel suo caso, nel caso delle miopatie, perché questa patologia può portare anche a sintomatologie importanti a livello superiore. Nel suo caso soffriva di parestesie alle mani e alle braccia, cosa che purtroppo gli ha impedito per lungo periodo di potersi abbottonare una camicia, di tenere un bicchiere in mano in modo sicuro, in quanto aveva perso la sensibilità. E attraverso un lavoro specifico, prima sul lettino e poi con questo tipo di attrezzatura, siamo riusciti a tornare a fare tutte le attività senza alcun problema. Bene, dottore D'Alterio, quindi il centro MVM Lab è questo e tanto altro. Diciamo, non parliamo di miracoli, perché abbiamo visto prima il paziente che era impossibilitato, come diceva la dottoressa Collerone, addirittura a prendere un bicchiere d'acqua. E quindi grazie veramente a questo tipo di terapia, è importante, non dobbiamo sottovalutare neanche un dettaglio della nostra vita quotidiana. Io vi ringrazio di essere stati con noi, veramente di averci fornito veramente queste preziose informazioni, e io dico venite, non sottovalutate, come ha detto i consigli del dottore D'Alterio, non sottovalutate alcun neanche un elemento della vostra vita quotidiana e affidatevi a mani esperte come quelle del centro MVM Lab Therapy di Napoli. Grazie di averci seguito, vi do appuntamento alla prossima puntata. Grazie Paola Iannolo, io voglio ricordarvi che potete seguire anche i consigli del dottor D'Alterio e del suo team in versione on demand rivedendo questa puntata dal sito www.8channel.tv. È arrivato il momento dell'anteprima dedicata ai programmi in onda in serata su 8 Channel, sul canale 16 come ogni mercoledì torna un appuntamento molto importante, lo sapete alle 21 l'appuntamento dedicato a Prenditi cura di me, reality dedicato al benessere psicofisico. Si è ormai giunti al termine anche di questa terza edizione, si è quasi al termine, la prossima settimana ci sarà la finalissima, questa sera sarà proposto proprio un best of dedicato ai finalisti. E noi abbiamo in collegamento Antonietta Perrotta. Antonietta, innanzitutto ben trovata, grazie per la tua disponibilità. Io non riesco a sentire Antonietta, lo comunico alla regia, altrimenti non riesco ad ascoltare il suo commento. Proviamo a ripristinare il collegamento. Antonietta è un volto noto di 8 Channel, tra i giudici di Prenditi cura di me, questa edizione, questa terza edizione che come dicevamo si avvia a conclusione. Settimana prossima ci sarà in diretta il gran finale con i 5 finalisti di questo percorso entusiasmante dedicato al benessere psicofisico. Come sapete, la possibilità di partecipare a quello che io ho definito un percorso, ho definito più volte qui a Campania Live, un percorso multidisciplinare, quindi spazio ovviamente all'alimentazione, alla nutrizione, spazio al fitness, ma anche alla psicoterapia. Antonietta, eccoti. Ci siamo, mi sentite? Bene, forte e chiaro. Ok, allora rinnovo il mio saluto e il mio ringraziamento per questo invito piacevole.
Tu sei tra i giudici. Io sono un opinionista, anzi un'opinionostra, come ci chiama Massimiliano. Un'opinionostra, com'è stato fare l'opinionista opinionostra nel corso di questa edizione? Allora, è stata un'esperienza fantastica. Ovviamente guardare il programma da casa è una cosa, starci dentro è un'altra. Se posso dire, quella è una gabbia di matti in cui ci si sta un amore. Io nelle gabbie dei matti ci sto bene perché è il mio habitat naturale. E si è creato un gruppo, si è creato una sorta di famiglia, se vogliamo, quindi che va al di là di quello che viene trasmesso in televisione. Beh, ovviamente tu lo dici in maniera simpatica, affettuosa, si vede tutto il tuo affetto. Oltretutto io evidenziavo che si tratta di un percorso dedicato al benessere psicofisico. Le emozioni diventano centrali in questo caso. Sì, allora, il merito che va dato a Massimiliano Gaudino, che è l'ideatore, lo psicoterapeuta, il conduttore, è il tutto fare, one man show in questo programma, è proprio quello di aver portato la psicoterapia in un programma in modo da sdoganare anche questi percorsi, perché ci sono ancora molti pregiudizi, e quindi magari vedere che cosa si fa in terapia può essere utile a molti che magari hanno ancora qualche reticenza ad iniziare un percorso. Ecco, tu parlavi di una grande famiglia, quella che si è formata per Prenditi cura di me, però raccontavi come seguire questo percorso anche per i telespettatori può essere un messaggio da acquisire anche per chi ci segue da casa. Sì, allora il motto di quest'anno è stato mettersi a nudo e un pochettino l'abbiamo fatto tutti, abbiamo mostrato chi più chi meno le nostre emozioni. Io che sono quella un po' più l'iceberg della situazione, nonostante tutto anche io ho avuto dei momenti in cui sono stata, non dico sopraffatta dall'emozione, ma comunque sono stata colpita molto e ho esternato anche la mia emozione. Quindi credo che molti telespettatori abbiano potuto immedesimarsi in alcune storie. Ecco, ormai siamo quasi alla fine, io l'ho annunciato, l'ho ricordato, stiamo vedendo anche gli spot, si è pronti alla finalissima, mercoledì l'appuntamento in diretta sul canale 16, una grande serata su 8 Channel. A questo punto chiedo anche a te una curiosità riferita alle emozioni, com'è stato? Ricordavi appunto il motto di questa edizione, mettersi a nudo, com'è poi riuscire a raccontare le proprie emozioni con una grande famiglia, come hai detto tu, ma anche al piccolo schermo, in qualche modo è liberatorio, ti chiedo. Sì, è sicuramente liberatorio. Allora, non è facile, quindi a tutti i concorrenti va un plauso, perché loro si sono proprio messi in gioco e l'hanno fatto proprio in pubblico, quindi sono stati tutti molto bravi. Però portare fuori le emozioni aiuta tutti noi, perché diceva Freud, le emozioni se le facciamo uscire per la strada giusta è ok, altrimenti troveranno loro una strada per uscire, ma non sempre quella ottimale. Quindi imparare a riconoscere e anche a portare fuori in una maniera funzionale le emozioni può fare solo bene. Assolutamente, ed ogni volta che parliamo di questo programma, anche solo nel corso dell'anteprima, lanciamo dei bei messaggi. Intanto vorrei ricordare con te, Antonietta, l'appuntamento di questa sera alle 21 sul canale 16 8 Channel, il Best of. Diciamo, facciamo un piccolo riassunto di quello che abbiamo combinato e vissuto finora per preparare noi e i telespettatori alla finale di mercoledì. Assolutamente, noi vi seguiremo. Intanto grazie per essere stata con noi. Grazie a voi, buona giornata. E allora, questa sera l'appuntamento è con Prenditi cura di me, come ogni mercoledì alle 21 sul canale 16, in attesa del grande finale della prossima settimana. Ma io vi ricordo sempre, l'appuntamento con l'informazione torna alle 14 con il TG di 8 Channel, questa sera l'appuntamento con il TG è alle 19.45. Io vi ringrazio per essere stati con noi, grazie ai nostri ospiti, grazie come sempre a voi che ci seguite. Ci rivediamo domani puntuali a partire dalle ore 9 sul canale 16.